I deputati Alfreider, Amici, Artini, Baretta, Centemero, D'Ambrosio, Epifani, Ferranti, Gregorio Fontana, Franceschini, Garofani, Manciulli, Meta, Pesse e Sciulli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione complessivamente sono 78, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nell'allegato A. Ha reso conto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge 2799A, modifica all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, numero 96, concernenti la commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 5 agosto 2015. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Prego la relatrice, onorevole Teresa Piccione, di intervenire. Grazie Presidente. La proposta di legge numero 2799 che oggi abbiamo all'esame in Assemblea è volta ad apportare alcune modifiche all'articolo 9 della legge numero 96 del 2012, istitutiva della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con la finalità di assicurarne la piena operatività, ponendo tale organismo nelle condizioni di svolgere appieno i compiti affidati dalla legge, anche alla luce delle ulteriori funzioni previste dal decreto legge numero 149 del 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 del 14, che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici. Ricordo che la Commissione in oggetto ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge 96 del 12 è infatti contestualmente intervenuta e sulla disciplina dei rimborsi elettorali, riducendone l'importo, dimezzandolo, e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile, prevedendo all'articolo 9,1 che i rendiconti dei partiti siano trasmessi alla Camera dopo essere stati certificati da una società esterna di revisione iscritta all'apposito registro nazionale. Successivamente, il decreto legge 149 del 13, convertito dalla legge numero 13 del 14, ha previsto l'abrogazione della disciplina relativa ai rimborsi elettorali e ha istituito un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, subordinando la fruizione di tali benefici al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 dello stesso decreto 149 del 13. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio dei Revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci ai sensi della previgente disciplina, ed è composta da 5 membri, designata dai vertici delle 3 massime magistrature, un membro da parte del primo presidente della Corte di Cassazione, uno da parte del presidente del Consiglio di Stato, 3 da parte del Presidente della Corte dei Conti, scelti tra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti di Camera e Senato, pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale. I membri della Commissione, il cui mandato è di 4 anni, rinnovabile una sola volta, non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata. In base alla legge istitutiva, la sede della Commissione è stabilita presso la Camera. Le risorse del personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione stessa sono garantite congiuntamente e in pari misura dalla Camera e dal Senato. Per quanto riguarda i compiti della Commissione, ricordo che in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti che abbiano conseguito almeno il 2% dei voti validi nelle elezioni della Camera
ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a trasmettere il rendiconto e i relativi allegati. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili dalla Commissione riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno, la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge, che è trasmessa ai Presidenti di Senato e Camera, che ne curano la pubblicazione sui siti internet delle rispettive assemblee. Ricordo altresì che i suddetti termini sono stati prorogati ciascuno di 60 giorni ad opera dell'articolo 1, comma 12 quater del decreto legge numero 192 del 14, il cosiddetto mille proroghe, al fine di assicurare la piena funzionalità alla Commissione. Entro il 15 luglio di ogni anno la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di qui sopra, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente. Come detto prima, il decreto legge numero 149 del 13 ha inoltre attribuito alla Commissione anche il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, iscrizione necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge, cioè le agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e il cosiddetto 2 per 1000. Alla Commissione sono infine riconosciuti anche poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge. La Commissione si è costituita per la prima volta il 3 dicembre del 12, quando il Presidente della Camera e del Senato, d'intesa fra loro, ne hanno nominato il Presidente e i membri su designazione dei vertici delle rispettive magistrature. In seguito alle dimissioni di tutti i componenti, si è provveduto alla nomina dei nuovi della Commissione con determinazione del 29 gennaio 2015. La Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame della proposta di legge in esame oggi il 10 marzo del 2015. Nella seduta del 29 luglio 2015 la Commissione ha approvato il subemendamento 01.100.11 e l'emendamento 1.100 della relatrice, sostitutivo degli articoli 1 e 2, così come subemendato. Il 30 luglio, sul testo risultante dagli emendamenti, è stato espresso il previsto parere delle commissioni competenti. La Commissione Seconda Giustizia ha espresso parere favorevole. La Commissione Quinta Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione Undicesima Lavoro ha espresso parere favorevole con una osservazione. La condizione espressa dalla Commissione Bilancio è stata recepita dalla Prima Commissione Affari Costituzionali nella seduta del 30 luglio con l'approvazione dell'emendamento 1.101 della relatrice. Nella medesima seduta del 30 luglio la Commissione ha conferito il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sulla proposta di legge in senso favorevole. Entrando nel merito della proposta in oggetto, Presidente, che è un provvedimento di soli due articoli, ma è un provvedimento importante, rilevo che l'articolo primo, comma primo, lettera A, consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di avvalersi per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati di 5 unità di personale dipendenti dalla Corte dei Conti, così come era già in origine, e di altre 2 unità dipendenti da altre amministrazioni pubbliche esperte nell'attività di controllo contabile. Questa implementazione è necessaria ai fini di rendere più operativa la Commissione. Inoltre, proprio per le difficoltà da essere riscontrati per la mole di lavoro da espletare, il suddetto personale di 7 unità è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.
In sede referente è stata inoltre recepita, come già detto, una condizione della Commissione Bilancio volta a prevedere l'indisponibilità per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale di cui si avvale la Commissione di controllo di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel rispetto appunto dell'articolo 81 della Costituzione. Rilevo inoltre che l'articolo 1,1 lettera B dispone che i magistrati componenti la Commissione per la durata del relativo incarico sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68 della legge 190/12 della cosiddetta legge anticorruzione. Rilevo che il testo originario prevedeva il riferimento al solo articolo 66. Ricordo inoltre che l'articolo 1,66 della citata legge 190 del 2012 prevede che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici nazionali e internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli comunque denominati negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'aspettativa. Al contempo, il comma 68 della stessa legge, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e per gli avvocati e i procuratori dello Stato, prevede un limite di permanenza massima fuori ruolo di 10 anni, anche continuativi nell'arco del loro servizio. L'articolo 1,2 del presente disegno di legge qui in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che la disposizione di cui all'articolo 9,5, primo periodo della citata legge numero 96 del 12, in base alla quale nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 14, con l'esclusione degli esercizi 13 e 14. E ciò al fine di non compromettere nuovamente un efficiente svolgimento dei lavori della Commissione, come è purtroppo accaduto. La ratio di questa norma risiede nel fatto che, nonostante i partiti abbiano prodotto negli anni 2013 e 2014 tutta la documentazione necessaria secondo l'articolo 9,1 della legge 96 del 12, la Commissione di garanzia non ha potuto fin qui esercitare tale verifica sostanziale. L'articolo 1,3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone poi che con riguardo all'esercizio del 13 la relazione deve essere resa sulla base delle nuove previsioni normative entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento qui in esame. Osservo che la disposizione dei commi 2 e 3 trae origine dal fatto che il Presidente della Commissione di controllo sui partiti, con lettera al Presidente della Camera del 30 giugno 2015, con cui ha trasmesso la relazione concernente l'attività di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 13, ha dichiarato di non aver effettuato il controllo sui rendiconti dei partiti relativi al 13. Si veda la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera per la eccessiva mole di lavoro che ha reso appunto opportuno l'implementazione delle risorse umane che compongono la Commissione di garanzia. Dal momento che il giudizio è il presupposto necessario per l'irrogazione delle eventuali sanzioni consistenti nella decurtazione degli importi spettanti ai partiti, gli uffici di presidenza della Camera e del Senato hanno sospeso, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione delle quote dei contributi spettanti ai partiti, che avrebbero dovuto essere liquidate il 31 luglio di quest'anno. Si tratta sia delle quote dei contributi a titolo di rimborso delle spese per la campagna elettorale, sia di quelle a titolo di cofinanziamento per l'anno 2015.
Il comma 4 dell'articolo 1, anch'esso introdotto nell'esame in sede referente, precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario, di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16,1 del citato decreto legge 149/2013, le cui disposizioni vengono comunque ribadite, operi anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria. Ricordo che l'articolo 16 del decreto legge 149/2013 ha esteso ai partiti politici la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, cassa integrazione guadagni straordinaria e di contratti di solidarietà. In particolare, tale articolo dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2014, estesa ai partiti e ai movimenti politici e alle rispettive articolazioni e sezioni territoriali, la disciplina relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai relativi obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti e ai contratti di solidarietà. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2014, di 8 milioni e mezzo di euro per il 2015, di 11,25 milioni di euro a decorrere dal 2016, alla quale si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte dei risparmi conseguenti alla progressiva riduzione del finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, così come graduata dall'articolo 14, commi 1, lettera B, e 2 del medesimo decreto legge 149 del 2013. Con il decreto interministeriale del 22 aprile 2014 numero 81401 sono stati individuati i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 16,2 del decreto legge 149 del 13. Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2014 numero 82762 sono stati poi definiti i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché dei contratti di solidarietà in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e delle loro articolazioni e sezioni territoriali. Si ricorda infine che l'INPS, con la circolare numero 87 del 14, ha definito le modalità operative per l'assolvimento da parte dei partiti e dei movimenti politici della contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Con la successiva circolare numero 167 del 14, inoltre, l'Istituto ha specificato la disciplina ai soggetti destinatari, le causali, la durata e la misura delle prestazioni, nonché i limiti di spesa ed il monitoraggio della disposizione in oggetto. Ricordiamo inoltre che l'articolo 20,3 lettera B dello schema del decreto legislativo 179, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, predisposto in attuazione della delega di 2 alla legge 183 del 14 e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, include i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali tra i soggetti beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie. Lo stesso comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, inoltre, modificando l'articolo 4,7 del medesimo decreto legge 149 del 13, sopprime con efficacia retroattiva l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti al registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali. Segnalo che la Commissione Lavoro, con l'osservazione espressa nel proprio parere, ha suggerito l'opportunità di modificare anche il secondo periodo del medesimo articolo 4,7 del decreto legge 149/13, sopprimendo anche in questo caso il riferimento al beneficio di cui all'articolo 16. Tale periodo dispone che nelle more dell'iscrizione al registro dei partiti esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 149, questi possono usufruire dei benefici per un anno. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnalo ancora che sotto il profilo delle competenze legislative che il provvedimento è riconducibile alla materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra appunto tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera G, della Costituzione. Mi permetto di sottolineare, Presidente, che l'atto oggi in esame è rilevante, perché correggendo alcune inefficienze che si sono manifestate nella prassi applicativa, metterà la Commissione di garanzia sul controllo dei rendiconti dei partiti nelle condizioni di funzionare efficacemente, permettendo ai partiti di pianificare la propria attività e di assicurare le tutele previste dalla legge per tutti i dipendenti. Grazie. La ringrazio. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che si riserva. Perfetto. È iscritto a parlare l'onorevole Marco Di Maio. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, la legge che stiamo esaminando in aula e su cui la Commissione Affari Costituzionali ha lavorato negli ultimi mesi è un testo piuttosto semplice nella sua articolazione, ma che ci consente di dare piena attuazione ad altre norme che in questa legislatura e in quella precedente sono state approvate da questo Parlamento. Si tratta infatti di promuovere la trasparenza e il controllo sull'attività dei partiti politici, con particolare riferimento ai bilanci, ai rendiconti finanziari. E lo scopo di questi due articoli di legge, infatti, è proprio quello di consentire alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di essere pienamente operativa. Una commissione istituita con legge del 2012, ma che in realtà non ha mai potuto operare con efficacia fino ad oggi per effetto di una carenza di personale e di strutture che con questa legge finalmente si va a colmare. Si tratta di un organismo non di nomina politica, ma composto da 5 persone, di cui una designata dal primo presidente della Corte di Cassazione, una designata dal presidente del Consiglio di Stato e 3 designate dal presidente della Corte dei Conti. Ogni componente è individuato tra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata. La Commissione non ha lavorato nonostante i partiti e i movimenti politici abbiano nel frattempo inviato, secondo le disposizioni di legge, tutta la documentazione necessaria per essere esaminata come previsto dalla legge stessa. E giova anche ricordare che la prima Commissione nominata dopo la sua istituzione, appunto con legge del 2012, si è dimessa nell'autunno del 2014 lamentando proprio l'impossibilità di svolgere pienamente il proprio mandato per carenza di personale. Ciò anche a fronte di nuovi compiti che le abbiamo affidato con gli atti legislativi successivi. E infatti con la conversione definitiva in legge del decreto che ha di fatto cancellato il finanziamento pubblico ai partiti, come lo abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa, nuovi compiti sono stati attribuiti.